Mamma mia, mamma mia! Tanto buona a tutti ragazzi, benvenuti finalmente ad un nuovo video e oggi siamo tornati con un nuovo vlog. Come avete visto dall'intro sarà qualcosa di imbarazzante. Sì, perché qualche giorno fa mi è venuta la fantastica idea di andare a ripescare un video che non vedo da tantissimi anni e che forse pochissimi miei iscritti hanno visto, in quanto si tratta di un video del 2014 ed è il mio esame di maturità. Mamma mia, ragazzi, non so la reazione che potrò avere, però se ho già messo un intro imbarazzante probabilmente mi vergognerò per tutta la durata del video. Via. Oh mio Dio, inizia già subito con scritto Cree Channel Produzioni e sopra, se vedete bene, c'è scritto recensioni, gameplay e molto altro. Tutto Cree Channel perché era il mio ex nome quando facevo video scabrosi con la mia vecchia telecamera che registrava in 480p, se tutto va bene. E vabbè, recensioni non vi so dire il perché, non so, non ho mai fatto nulla. E gameplay, non ho fatto nulla neanche di quello, ma mi ricordo che volevo fare il gameplay di God of War. Per quanto riguarda il gameplay sul mio canale c'è solamente quella scritta lì sopra, che comunque non ha alcun senso, e molto altro, chissà che cosa avevo in mente, mamma mia. Produzioni addirittura c'è scritto sotto, ma continuiamo. Speciale esame di maturità, 30 giugno 2014. Voi vedrete questo video venerdì, che è il 29, sì. Facciamo quasi l'anniversario dopo 4 anni. Che musichetta, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Oggi sto andando a fare gli esami. Non sapete l'ansia che ho in cuore. Gli esami orali di maturità. Che ho in cuore. Che ho in cuore. Ero già scemo ai tempi. Vabbè. Spero che vada tutto bene. Sì, andrà bene, Chris. E basta. Adesso sono al parcheggio della mia casa, quindi sembro un cretino che parla da solo. Sembro un cretino che parla da solo e mai avrei immaginato che ancora oggi sono qua a fare il cretino che parla da solo. Bene, vi ritroverò al parcheggio della scuola. Ciao ragazzi, a dopo. Cerchi recensioni, gameplay e molto altro? Tutto questo lo trovi solo su Cree Channel. Cree Channel due volte. Mamma mia. Ecco, questa qua era una intro di quelle free to use che potevi usare gratuitamente. Tu modificavi alcuni dati, alcune opzioni e fa cagare. Però ai tempi si disponeva di questo. Ciao ragazzi, sono arrivato a scuola. Oh, oh, dettaglio, qua come si è visto avevo fatto giù completamente la barba, l'avevo tagliata del tutto. Almeno tenere la barba per far vedere che sei grande. Ora dovrò aspettare un po' di tempo, sarò il secondo a fare l'esame. Sì, ero il secondo. E auguratemi un in bocca al lupo. Ciao ragazzi. Mamma. Guardate se non ci credete. Quella è la scuola, la parte retro della scuola. Vedete se non ci credete. E cos'è sta facendo la parte retro? Vedete se non ci credete, vi faccio vedere la parte retro della scuola e poi 2 secondi dopo... scusate, non ve lo posso far vedere. Va bene Chris, complimenti. Meno male che dopo hai raggiunto la maturità necessaria alla vita. Basta, per favore, datemi del supporto. YouTubiero, non so cosa dire. Datemi dei supporti da YouTube. Basta, datemi del supporto da Ciao YouTube. Ragazzi, ci vediamo va dopo. Bene. Va dopo bene Chris, l'esame. Ma ste cazzo quadrature dove mi prendevo un occhio. Mi raccomando. Sì Chris, chiudi sta cazzo di te. Musichetta palla, stiamo a vedere. Momento. Eccomi di ritorno dagli esami, ragazzi. Andato credo meraviglia, ho risposto magari girandoci un po' attorno, ma è andata. Allora, ho spaccato. Ho cambiato tutto, completamente. Completamente. Grande, Christian. Sguardo. Continuo così con i video. Mi si vedono gli occhi proprio così. Ho cambiato anche inquadratura, non più dal basso. Vabbè, faccia da idiota come sempre. Però ho la faccia felice perché avevo superato l'orale. Ciao ragazzi, a dopo. A dopo. È un brutto segno. Musichetta finita. Oh, cazzo.
Allora, la musichetta, siccome l'ho riconosciuta e siccome in quel periodo lì stavo giocando tanto a The Sims 2, è una musichetta da The Sims 2. Questo spezzone qua, di cui ho visto il primo frame per ora, ve lo ricordo e scusate se fa schifo, perdonatemi. Sto buttando tutti i libri. Con quali inquadrature? Musichetta palla. Accendo il fiammifero. Che deficiente che sono. Cos'è che è successo? Nell'inquadratura successiva avrei dovuto gettare il fiammifero per bruciare i libri, quanto ero idiota. Il problema è che, manco averlo fatto apposta, in quell'inquadratura lì già si spegne il fiammifero. Quindi io ho gettato un fiammifero spento. C'è l'effetto sonoro che ho messo io successivamente e io che metto il cappellino. Ora che ho fatto vedere questo video qua, mi sono sputtanato al mondo. E vai!